Buonasera ragazzi, continua la mia videoguida di Fallout 4. Abbiamo un po' capito come funzionano gli oggetti, questi di qua, per creare armi e oggetti, cioè case, sistemarli e armature. Mi pare che di armature io non ho una mazza, sì, non ho niente. Però diciamo un'idea ce la siamo fatta. Ora continuo la mia missione che è andare a qua. Dobbiamo andare a esplorare Concord. Va bene, andiamo. Però secondo me qua è da aggiustare. Sì. Allora, conviene pigliare dal ponte, che sicuramente l'acqua è contaminata. Il tempo è nuvoloso, quindi devo stare attento anche alle cosiddette piogge acide. Alle 3 si corre. Oh, qua c'è cartuccia, fucile a pompa, steampack, corto fucile da pompa, completo da reietto, completo. Canne selvatico, canne, questo di qua. Leva. Perfetto. Appena trovo un banco, vediamo se possiamo fare qualche upgrade alla nostra arma. Allora, là c'è un posto che si chiama Red Rocket, da quello che ho letto nella targa. Chi cavolo è? Oh, il carecagno! Dormite! Vieni, bello! Ui, abbiamo trovato dormente il nostro cane campo, diciamo, cane cagno. Ehi, bello! Che ci fai qua Spero fuori che tu tutto da sia solo? all'altezza dell'altro dormite di Fallout 3, che era un panzer. Allora, Hai perso il padrone. tuo padrone, Chissà bello. se si ci può Ok, dare il allora nome. vieni Vediamo. con me. Ehi, Allora. bello! Comanda. Ehi! Poi aspetta, cane. Allora, X, resta, vai. Vabbè, poi scopriamo se li possiamo. Oh, guarda. Ottimo. Ah, guarda, uno steampack. Grande. Ok, questo è per l'officina. Sentito uno strano rumore. Ho sentito, ecco. Cazzo è? Cazzo sono fatto caldo. Ratti talpa di merda. Vieni qua, bello. Insomma, sei quasi allo stesso livello di dormite di Fallout 3. Anche se ho letto che non puoi morire, però puoi essere ferito e restare immobilizzato finché non vieni curato, ho letto. Questa è l'unica cosa che vi posso dire. Qua potrei sistemarmi, qua potrei sistemarmi. Basta mettere due porte, vediamo un po'. Allora. Porte.
Vediamo un po' se la posso mettere. No, qua non la posso mettere, quindi devo ricostruire proprio da zero. Va bene, poi vedrò un po' come si fa. Allora, lasciamo. Poi capirò meglio come si fa. Va bene, continuiamo la nostra missione. Oh, qua c'è una bella cassa, ma non c'è una mazza. Oh, tappi. Psycho. Forchetta d'argento. Schedario. Quindi è una porta a scorrimento. Vediamo se la posso fare. Scusate ragazzi se questa vedrà un po' noiosa, ma è per capire. Allora, porta di legno in metallo. In metallo. No, metallo. Decorazione pavimento. Struttura in metallo, tetti, muri prefabbricati, legno, ho capito, poi in tal caso vedremo di fare qualcosa. Allora io devo andare da quella parte, bello l'effetto notte, cazzo. Veramente bello, qua è Concord dovrebbe essere, vediamo se è vero. Qua c'è del materiale. Ok, vediamo un po'. Concord, abbiamo scoperto Concord ragazzi. Poi ce la esploreremo con calma. Mappa locale. Sembra abbastanza grande, sembra. Colpo critico. Cioè, mi ha ferito il cane, mi ha ferito. C'è un gruppo di abitanti all'interno. Cioè, I pedoni hanno quasi dai lo sfondato la stivolo. porta.
allucinante. Mica non mi piaci così dormita. Cioè, quello era un panzer, così sei una ratta. Non sei un cane. Ah, siamo passati di livello, ammacca cerchio. Allora, praticamente io mi aumenterei la forza, che è quella che mi permette di portare momentaneamente più peso. Ok. Scegli un altro e io metterei in carisma. Perfetto. Allora, 2 punti. Lordi, non ne ho più. Ok, c'è la missione, la chiamata della libertà. Allora, guardate qua, ragazzi. Possono servire. Poi capiremo meglio come sistemare le cose. Ce ne possiamo andare. Penso che posso mettermi quell'altra arma, vediamo. Sì, qua. No, scusa cane. Scusa cane. Allora, inventario, armi. Questo di qua è. Ecco, quello laser. Quindi ce l'abbiamo a portata di mano. Levati, levati cane. Ok. Possiamo andare dentro la chiesa, che là mi dà il puntino verde. Perfetto. Entriamo. E siamo dentro Concord. Però questi caricaggi non mi piacciono. Io avevo detto che ce n'erano pochi. Condivide colonna in trappola. Ok. Pazzi questi. È carica, che cazzo. Oh, qua c'è un terminale. Allora, vediamo un po'. Leggo 4 parole, anzi 5, è una password di 5. Sì, ho capito, so come funziona. Vediamo gli EARS a diverse. Una ce n'è, vediamo tra queste, vediamo water 0 e allora Faust, no, attiviamo allora, vediamo cool. Vediamo le cosiddette aiutino, così provo anche qua se funziona. Forse
Non ci credo che non ce ne tentativi di forniti. Tentativi non ce n'è. Ci sono i tentativi di forniti qua, spero. Non ci credo che non ce l'hanno messa. Ah, qua. Ripristino tentativi, 4, perfetto. Alert. 1. Quindi può essere la A. Può essere alert. Alert. Può essere prone, neanche. Ora l'ho fatto. Flash. Niente. Però almeno abbiamo visto che il tentativo rifornito c'è. L'ho fatta. E vai, ce l'ho fatta. Ha detto lei prima di me, l'ha detto. Che apri il cancello, vediamo cosa sblocca. Cosa ci sarà mai? Non vedo una mazza. Oh. Nucleo di fusione. Urca. Ma che scoppia tutto, no, vero? C'è uno. R1 per lanciare granate, piazzare R1. Ok, capito. Munizioni. Ho 23. Mi stavo divertendo. Ho amputato una gamba, così impari. Dentro qui dentro. Diane, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey. Preston Garvey.
Minutemen del Commonwealth. Minutemen. Siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Quindi mi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate. Ora si spera che io sia l'ultimo Minutemen rimasto. Chi è questa gente? Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa. E un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Io, i Long, Marcy e June, e quella sul divano è Mama Marcy. E questo è Sturges. Allora, chi è ghoul? Che cosa sono i ghoul? Oh, vedo che non sei di queste parti, eh? I ghoul sono persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora persone. Quelli di cui parlo sono diversi. Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per venirsi. I predoni ci hanno smentiti. Ma, beh, abbiamo un'idea. Dimmi. Sentiamo. Sturges, digli. Ha un Vertibird schiantato sul tetto. Rebelli. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45, oh, tecnologia militare. Interessante. Un'armatura atomica. Cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Westech, ecco cosa. Con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni e indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti dei Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'interno quei predoni. Ci stai? Il cavigliatrice a canne rotanti potrebbe funzionare, è un suicidio, buona idea. Cavigliatrice. Potrò usare il mitragliatore come fucile? Non vedo perché no. Avrà un grilletto manuale. Devi solo mirare ai cattivoni e scatenargli addosso una pioggia di colpi. Ok, questo mi piace. Per quanto riguarda l'armatura, è senza energia. Probabilmente a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata. Ma su questo punto siamo un po' bloccati. Soluzione. Quindi qual è la soluzione? Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. Aspetta, forse l'ho presa. Veniva usata dall'esercito. Sì, l'ho presa. Ce l'ho. Andiamo ora per una giornata. È giù, nei sotterranei. L'ho presa. Ascolta. Io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Ok, l'ho presa. Potresti riuscirci. Sì, ce l'ho già. In effetti ho già recuperato un nucleo di fusione. Siamo a posto. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato presa. Buona fortuna. Perfetto, allora ok ragazzi, io qua finisco la mia seconda videoguida. Come al solito un bel pollice all'insù se gradite. Se volete commentare io risponderò alle vostre domande. Sempre sul mio canale Gameplays 1973. Alla prossima ragazzi.